Ciao a tutti amici, oggi mangeremo lo Spam, che è un prodotto che ha una cattivissima reputazione americana come prodotto, diciamo, tutto frullato, non sai quello che c'è dentro, però anche molto famoso. Ok, aperto. Devo dire il colore, mi sembra. Pensavo peggio. Allora. Si può cucinare o si può mangiare così? No, Pepita, non è la tua pappa. Ok, passiamo alla prova assaggio. Wow. The taste is amazing. The flavor, incredible. Devo dire che non è male. Infatti, come si sa, i migliori junk food, anzi, i peggiori junk food, sono buonissimi. Mi ricorda molto la carne simile. A parte, vabbè, il colore, la consistenza. Mi ricorda di butto la carne simile. C'è un retrogusto gelatinoso. Wow. Troppo salato, però. E meno male che c'è scritto 25% less sodium. Penso a te. Comunque, non è male, non è male, amici. Non credevo. Adesso facciamoci un bel panino. Allora, per la cottura, diciamo, ci sono molte ricette sul web, da Cracco a Bottura a Gordon. Quella che mi piace molto è cuocerla nel padellino, schiaffarci sopra una di queste e poi mescolarla a piacere con maionese vegana, prettamente vegana e magari una senape all'horseradish. Ecco il risultato molto invitante, vabbè perché ho chiuso e mi si è spacciugato tutto, però guardate, ho messo anche delle Kalamata olive per aumentare un po' il sodium, che il sodium fa bene. Passiamo subito all'unboxing. Wow, it's amazing. Sodium a livelli stellari. Questo qui per chi giocasse a Fallout, questo è creme, no? Stavo giusto stamattina, ho già giocato 2 ore. Bellissimo. Ho mangiato un sacco di creme. Wow. So fresh. Il sano, ogni tanto bisogna mangiare il sano prodotto industriale. Diciamo che ricorda un po' il gran biscotto parmacotto a grandi linee, e giù commenti subito denunciato. Vabbè, l'ho appena fatta. Allora, questo è quanto per spam. Ci vediamo la prossima volta per altri magicissimi cibi americani. Ciao.